ragazzi, un saluto a tutti. Tutti gli oggetti transizionali sono al loro posto. Piddu, bicchiere di vino, le sigarette, portacenere, il mondo. E quindi possiamo cominciare. Allora, ieri sera sono capitato in uno spazio di X nel quale veniva intervistato Gilberto Trombetta, al quale vorrei esprimere innanzitutto la mia solidarietà per l'inopportuno attacco che ha subito recentemente da parte di Alberto Bagnai. Inopportuno sostanzialmente, al di là del merito. Comunque, Gilberto Trombetta ieri sera ha detto una cosa interessante sulla quale vorrei riflettere. Ha parlato di crisi del mondo del dissenso. In realtà io in maniera più precisa parlerei di crisi del sovranismo costituzionale, e quindi dobbiamo spiegare che cosa sia il sovranismo costituzionale a chi non sa o ne ha un'idea, diciamo, un po' vaga. Allora, dovete sapere che tutta questa storia affonda le sue radici antiche nella crisi del 2008, successiva alla crisi di subprime negli Stati Uniti. All'epoca esisteva già una critica all'euro e all'Unione Europea, ma questa critica era veramente ristretta ad ambiti molto piccoli. Ora, accadde che fu pubblicato nel 2008 un manifesto dal titolo Fuori dal recinto, e intorno a questo manifesto si riunirono, o meglio, furono attratte da questo manifesto molte persone che possiamo definire scissionisti dalla sinistra piddina, non che, come ho già ricordato, non vi fossero esponenti di destra critici nei confronti dell'Unione Europea, ma quel gruppo che si era radunato intorno al manifesto, diciamo, alle idee espresse nel manifesto Fuori dal recinto, era costituito da scissionisti dalla sinistra piddina. Io ero fra questi. Pensate che ancora nel 2008 scelsi di votare per Romano Prodi, quindi vi sto confessando questa cosa che oggi appare incredibile. Ora, all'epoca non ci si chiamava ancora sovranisti. Comunque, qualche anno dopo, nel 2011, entrò in scena la figura, che è stata molto importante, di Alberto Bagnai, il quale fornì a questo mondo tutta una serie di elementi tecnici per meglio argomentare uno dei pilastri delle posizioni proclamate, e cioè l'uscita dall'euro, dalla moneta unica. Qui dobbiamo essere precisi, non è che fu Alberto Bagnai a venire ad offrire a quel mondo le sue conoscenze tecniche, no, fu quel mondo che acquisì quelle conoscenze tecniche e credette erroneamente che Alberto Bagnai potesse essere dei nostri, un errore che ho commesso anch'io. Quello è stato un grave errore che molti non hanno voluto riconoscere per anni. Io, se permettete, modesti a parte, lo riconobbi dopo un annetto circa, alla fine del 2012. Proprio nel 2012 era nato il nome sovranismo. Nome sovranismo, tuttavia, anche a causa, diciamo, anzi prevalentemente in ragione del fatto che Alberto Bagnai aveva cominciato a frequentare
altri ambienti, ben presto fu utilizzato non per indicare noi che lo avevamo introdotto, bensì per indicare un'area più vasta, che non era più composta soltanto da scissionisti dalla sinistra, perché entrarono nell'area semantica del termine sovranismo la Lega e poi il Movimento 5 Stelle. Ricorderete tutti le campagne Basta Euro e Fuori dall'Euro. Allora noi decidemmo di cominciare a chiamarci, per distinguerci, sovranisti costituzionali. Il sovranismo costituzionale, che acquisisce un aggettivo, però anche quella era già una, come dire, una mossa difensiva davanti al fatto che sul piano comunicativo il termine sovranismo non era più nostro. D'altra parte, in politica succedono anche queste cose. Io ritenni all'epoca che si sarebbe dovuto fare ogni sforzo per difendere la proprietà di quel termine, di quella parola, non mi si dette ascolto e quindi vabbè, pazienza, le cose sono andate così. Ora, il sovranismo costituzionale, tuttavia, già allora era in crisi e la sua crisi si è approfondita, ne ha accennato ieri Gilberto Trombetta. Cerchiamo di capire le ragioni di questo crepuscolo del sovranismo costituzionale. Allora, innanzitutto io credo che ci fosse una debolezza del suo mito fondativo, perché vedete, il sovranismo costituzionale ci si riferisce ad un periodo abbastanza lungo della storia nazionale, quello della Prima Repubblica, come un periodo mitico nel quale l'Italia cresceva. Tuttavia, e questo va sottolineato, in quel periodo, durante la Prima Repubblica, l'Italia non era affatto un paese sovrano. Il paese sovrano era l'egemone, che aveva infatti costituito un campo da gioco nel quale noi ci conducemmo ottimamente. L'Italia, in effetti, in quei 25-30 anni, crebbe in modo molto importante, però il campo da gioco lo aveva predisposto l'egemone, che era lui ad essere sovrano, e questa è una debolezza del mito fondativo che ci ha alienato e non poco le simpatie della sinistra, diciamo, socialista, marxista, su posizioni più radicali. Ho qualche difficoltà a usare il termine radicale ormai, per quanto mi stanno antipatici. Quindi c'era questa debolezza del mito fondativo, e questo è un primo elemento. Un secondo elemento che non ha permesso al sovranismo costituzionale, adesso parlo del sovranismo costituzionale, non del sovranismo in generale, perché la Lega e il Movimento 5 Stelle non hanno niente a che vedere con noi, appartengono a un altro pezzo della storia. Chi è sovranista costituzionale, si definisce oggi, ancora oggi così, non può avere nulla a che fare con la Lega o col Movimento 5 Stelle, così come con Fratelli d'Italia, il Partito Democratico e qualsiasi altro partito in Parlamento. Allora, un altro elemento di debolezza è stato il fatto che sono nati alcuni partitini che però in realtà partitini non erano, erano dei clan, cioè si è affermata una struttura di tipo clanico. Diversi clan riuniti, raccolti intorno a qualche figura carismatica, in genere il fondatore o i fondatori, e si è andati avanti così. Ci sono stati dei tentativi di unire questi clan, ma tutti questi tentativi sono falliti. Perché? Ma ce lo insegna la storia. Come si fa a riunire
diversi clan a formare un grande popolo, un grande esercito, una grande forza. Ecco, serve un federatore, serve un Khan, serve un Gengis Khan, una persona capace di fare questo. Sarebbe potuta essere Bagnai questa persona, sì. Sì, sì, certo, io ne sono ancora oggi convinto. Godeva di sufficiente prestigio nella nostra area, aveva il carattere, le capacità intellettuali indubbie, però non ha voluto farlo. E quindi quel Khan non ce l'abbiamo più. Quel Khan. Nessuno degli altri ha avuto la forza di riunire i Khan, i capi cioè degli altri clan. Guardate che non è una cosa semplice. In genere questo, sapete come lo si fa? Tagliando delle teste, che è quello che stanno cercando di fare, secondo me, Rizzo e Toscano. Rizzo e Toscano si propongono come i novelli Gengis Khan e il suo fratello di sangue. Sappiamo com'è andata a finire fra Gengis Khan e il suo fratello di sangue, no? Sopravvisse solo Gengis Khan a quello scontro terribile. L'altro finì ucciso. E questa operazione che stanno tentando di portare avanti, appunto, consiste esattamente in questo. Cosa devi fare se vuoi riunire i clan? Devi uccidere i capi di questi clan, cioè epurare, in pratica, e ereditarne i militanti. È paro paro l'operazione che stanno facendo Rizzo e Toscano, i novelli Khan o aspiranti tali. Il problema è che per riuscire a fare questo servono delle vittorie, cioè serve un prestigio che Rizzo e Toscano ancora non hanno. Da qui, a mio parere, la loro fretta nel cercare un successo, e quindi si stanno avventando sull'occasione delle elezioni europee nel disperato tentativo di ottenere quel successo che gli è indispensabile per poter tagliare la testa ai capi degli altri piccoli clan del sovranismo costituzionale e magari anche di altre tribù, ed ereditarne i militanti. Non so se ci riusciranno, ho qualche dubbio, nessuno dei due mi sembra avere la statura di Gengis Khan. Cioè, nonostante si continua a vagheggiare di unione, uniamo questi piccoli partitini che, come vi ho detto, non sono partitini, sono clan, hanno una struttura clanica. Allora, a questo punto vi dico la mia, quello che secondo me si dovrebbe fare. Bene, questi piccoli clan non dovrebbero unirsi, no, dovrebbero sciogliersi tutti. E poi i gattonzoli che ne fanno parte dovrebbero riunirsi sotto il cielo della democrazia interna, illuminato dal caldo sole di una ideologia unificante. Mancano quindi queste due cose. Mancano la democrazia interna e un sole ideologico, cioè un manifesto unificante. La democrazia interna non la si può costruire mettendo intorno a un tavolo i capi. Non lo faranno mai. La democrazia interna si può costruire se tutti questi piccoli clan si sciolgono e i gattonzoli che ne fanno parte si riuniscono sotto il cielo della democrazia. Gli manca a quel punto però ancora il sole dell'ideologia. Ora, qualche tempo fa, con un gruppo di altre persone, amici e compagni, abbiamo costituito un collettivo informale chiamato Prototipo e abbiamo redatto un documento dal titolo Libertà e partecipazione, nel quale affrontavamo i temi della democrazia interna.
Attenzione, quell'ibercolo non è un manuale della democrazia interna, è stato un piccolo sforzo di persone di modeste capacità quali noi siamo di stimolare una discussione su questo tema che riteniamo fondamentale, il cielo della democrazia interna. E lo abbiamo prodotto e sottoposto, ma l'interesse che ha suscitato è stato praticamente quasi zero. Nonostante diverse sollecitazioni, abbiamo fatto soltanto un incontro con l'attuale segretaria di 3V, Alessandra Contigiani, e poi basta. Quel gruppo, collettivo informale prototipo, si è sciolto, ma alcuni di esso, insieme con nuovi che si sono avvicinati, si sono ricostituiti in un nuovo collettivo informale. Questa volta ci siamo chiamati bifolchi, qualcosa, fronte bifolco, così. Anche questo è un collettivo informale, si scioglierà. Il nostro compito è quello di, il compito che ci siamo prefissi, è quello di produrre un altro libercolo, questa volta di natura ideologica, anzi lo abbiamo chiamato manifesto escatologico, quindi un manifesto valoriale. Nessuno di noi è Marx, nessuno di noi è Hegel, ma che dico, nessuno di noi è neanche Bagnai, capite? Siamo così, persone, persone che danno il loro contributo, come si fa in una società socialista, da ognuno secondo le sue qualità, a ognuno secondo le sue necessità. Questo è il senso del socialismo, il senso profondo. Abbiamo appena cominciato a lavorarci sopra, penso che riusciremo a produrlo entro giugno, entro la fine di giugno, ve lo sottoporremo. Dopodiché, ragazzi, è qui, siamo a un bivio. Il crepuscolo, per non dire tramonto, del sovranismo costituzionale è davanti agli occhi di tutti. Che fare? Qui il bivio è chiaro. Da una parte, sciogliete le righe, ognuno se ne va per conto suo, io me ne vado in moto. Oppure, si guarda la realtà, si guarda quello che è successo e si cerca una soluzione. Io ho tentato di raccontarvi in questo video brevemente la storia del sovranismo costituzionale. Stiamo proponendo, io e gli amici dell'ex collettivo prototipo e attualmente nuovo collettivo Fronte Bifolco, delle soluzioni, i due pilastri di una possibile soluzione per uscire dall'impasse. Magari è tutto sbagliato quello che diciamo, però comunque l'invito alla discussione, al confronto rimane, un invito che è valido a prescindere dal fatto che io abbia un caratteraccio che mi ha fatto litigare con un sacco di gente. Dimenticate me e parlate con gli altri, se volete, se trovate interessante sia quello che abbiamo già fatto che quello che ci accingiamo a fare, ma comunque qui o si sciolgono le righe oppure si apre una fase di discussione. Siamo al crepuscolo, forse tramonto definitivo. Va bene, un saluto a tutti da me e dal maresciallo Pidugov. A presto.